Ciao a tutti, diavoletti! Oggi siamo molto felici! Il nostro sorriso sta splendendo! Sì, siamo davvero felicissimissimissimi! Ok, Vinci, diciamo a tutti perché siamo felici! Ok, vai, parti tu! Allora, diavoletti, stiamo per entrare nel parco giochi! Eh sì, quella è l'entrata del parco giochi! E siamo molto felici perché al parco giochi ci sono tantissime giostre, tantissime cose! E ci adesso... divertiremo tantissimo! Ok, diavoletti, stiamo per entrare nel parco giochi! Guardate, quella è l'entrata! Eh sì! E adesso entreremo e faremo tantissime giostre! Sei illuminato dalla luce! E la luce è la mia felicità! Vinci! Ma che cos'è questo avviso sull'albero? Non potete entrare in questo parco giochi? E perché noi non possiamo entrare in questo parco giochi? Non lo so, secondo me è una bugia. Leviamo questo foglio da quest'albero? Infatti, togliamo questo foglio. Che bugia! Ehi, cosa ci fate qui? Vinci, quel poliziotto ci sta urlando. Perché ci stai urlando, poliziotto? Rimetti subito quel foglio sull'albero! Rimettilo! Rimetti subito quel foglio sull'albero? Ok, dai, non immischiamoci in qualche guaio, rimettiamo questo foglio qui. E perché Vinci il poliziotto ci ha urlati? Perché il poliziotto ci ha urlati per questo foglio? Se n'è andato via, Vinci? È andato via? Ah, meglio così. Ok, Vinci, allora il poliziotto è andato via? E qui c'è scritto, non potete entrare in questo parco giochi. E chi lo dice, quel poliziotto? È una menzogna, andiamo subito avanti. Va. Non mi interessa, io entrerò in questo parco giochi. Infatti, adesso entreremo nel parco giochi, non ci interessa proprio di quel poliziotto. Eh no. Vinci? Che c'è? Ma lì c'è un altro avviso? Cosa? Ma questo è un avviso che riguarda il parco giochi? Leggiamo questo avviso, diavoletti. La polizia sta cercando nel parco giochi un prigioniero. Un prigioniero che è scappato dalla prigione? Un prigioniero? Diavoletti, avete capito bene? Avete capito bene? Eh sì. Un prigioniero è scappato proprio dalla prigione e adesso la polizia lo sta cercando. Leggiamo, continuiamo a leggere. Adesso il prigioniero si trova nel parco giochi. Dici? Nel parco giochi? Allora questo è il motivo per cui quel poliziotto ci ha urlati, perché... il prigioniero si trova proprio nel parco giochi e noi volevamo entrare? Esatto, noi non andremo mai in quel parco giochi, io non ci andrò almeno. Infatti, perché c'è un prigioniero che è scappato dalla prigione e qui c'è scritto è pericoloso. Eh sì, i prigionieri scappati dalla prigione sono davvero molto pericolosi, quindi non andremo in quel parco giochi, addio, non ho più voglia di divertirmi. Nascondiamoci dietro quest'albero. Ok, nasconditi bene. Vinci? C'è un prigioniero nei paraggi! C'è un prigioniero che si nasconde nel parco giochi! E questa cosa è davvero molto spaventosa, perché questo prigioniero potrebbe essere davvero molto pericoloso! Vinci, nasconditi bene! Ehi, cosa ci fate lì dietro? Uscite! Vinci, usciamo! Ehi, poliziotto! Sì? Che vuoi da noi? Noi non siamo i prigionieri che siamo scappati! No! Ho bisogno di voi! Dovete aiutarmi con le indagini! Noi dobbiamo aiutarti con le indagini. E perché mai? Ritorniamo subito a casa. Vinci, aiutami a cercare il prigioniero? Dai, dite, sì o no? Sì, vogliamo aiutarti. Vogliamo aiutarti a trovare questo prigioniero. Vinci, aiutiamo il poliziotto a trovare il prigioniero? Perché? No, non ci pensare nemmeno. È davvero molto pericoloso. Perché vuoi mischiarti in questi guai? Andiamo. No, Vinci, dai. Aiutiamo il poliziotto a cercare il prigioniero così. Aiutiamo i poliziotti. Perché dovremmo mai... Aiutatemi, per favore. Non troviamo il prigioniero da nessuna parte. Non aiutatemi, lo troviamo. Per favore, aiutarci. Non lo troviamo. Ok, ti aiuteremo a cercare questo prigioniero. Perché ne sei così sicuro? Diavoletti, ora inizia la nostra missione, ma... cosa ci dai in cambio? Eh sì, in effetti, voglio tantissime cose. Se mi aiutate a cercare il prigioniero, vi do 1000 caramelle. 1000 caramelle? Vinci, ci dà 1000 caramelle. Accetto. Hai sentito bene? Eh sì, e accetto la conclusione. Adesso un'altra cosa. Prendete questo foglio, vi aiuterà con le ricerche. Prendete questo foglio, vi aiuterà con le ricerche. Vinci? Il poliziotto
Ci ha dati un foglio per aiutarci con le ricerche. Quindi è questo il famoso prigioniero? Eh sì, prigioniero evaso. La polizia lo sta cercando. E noi dovremmo aiutare la polizia a cercare questo prigioniero, ma è davvero molto pericoloso. Luigi, vieni qui, avvicinati. Allora, diavoletti, vediamo bene questo prigioniero come è fatto, perché... Vediamo i dettagli contano. Infatti, perché se lo vediamo e se voi lo vedete dovete avvisarci. Allora, diavoletti... Questo prigioniero è molto strano perché indossa una tuta e questa tuta copre il suo viso. Sì, il viso di questo prigioniero non lo conosciamo, quindi... Vinci, allora questa missione sarà pericolosa, e ma sarà noi... impossibile, quindi Noi, Vinci, dobbiamo cercare questo prigioniero, è inutile! L'ultima volta che abbiamo visto il prigioniero si trovava nel parco giochi. Ok, Vinci, l'ultima volta che è stato visto è nel parco giochi, quindi dobbiamo entrare nel parco giochi per trovarlo. Allora, entriamo nel parco giochi, così magari troveremo il prigioniero. Il poliziotto dove è andato? Ma è sparito. Perché sparisce sempre così? Ok, siamo entrati nel parco giochi e adesso iniziamo a controllare tutte le giostre del parco giochi, perché il prigioniero potrebbe essere dappertutto. Vinci, vieni. Vinci? Qui c'è una giostra. Vedi il prigioniero seduto? No. Oh, non c'è nessuno, proprio nessuno. No. Quindi il prigioniero non è qui. Dobbiamo cercare questo prigioniero. Oh, lì c'è una persona. Magari la persona ha visto il prigioniero. Andiamo. Lì l'ha visto questa persona? No, non l'ho visto. Non hai visto mai questo prigioniero? No, mai. No. Vinci, nessuno l'ha visto e non c'è in nessuna giostra. Non l'ha visto, è inutile che chiediamo ancora di questo prigioniero. Aspetta. Ah sì, l'ho visto qua dietro. L'hai visto qua dietro? Diavoletti, avete sentito tutti quanti, vero? Hai visto proprio questa persona vicino al tiro, al barattolo? Sì, sì. Ok, diavoletti, quindi se il prigioniero l'ultima volta è stato proprio qui, adesso ci giochiamo anche noi a questo gioco, al tiro, al barattolo. Magari riappare. Eh sì, magari riappare mentre giochiamo. Tu sei sicuro di averlo visto proprio qui? Sì, sì. Ok, allora ci giochiamo e aspettiamo che arrivi. Giochiamo a questo gioco per perdere tempo, perché magari il prigioniero appare all'improvviso. Quali sono le regole di questo gioco? Devi far cadere 8 barattoli da una sola postazione. Ok, quindi dobbiamo scegliere il colore? Sì. Il prigioniero che colore ha scelto? Quello rosso. Il prigioniero ha giocato con i barattoli rossi. Ok, quindi scegliamo il rosso. Ok, vado, Vinci. 3, 2, 1... Non ho fatto cadere nulla. Il prigioniero ha vinto questo gioco? No. Ah, neanche il prigioniero? Allora? Okay, noi lo vinceremo. Dai! Vinci, non hai fatto cadere nulla! Questo gioco è difficilissimo! Provaci tu, dai, dobbiamo vincere questo gioco. Non possiamo fare come il prigioniero. Ok, 3, 2, 1, via! Dai! Sono caduti 4 barattoli. Mancano altri 4 e abbiamo vinto questo gioco. Li farò cadere io. Vinci, ma che fai? Dove hai lanciato la palla? Ok, 3, 2, 1, mi ho fatto cadere un altro. Soltanto uno. Ok, adesso quanti ne mancano? Come per magia, ne è caduto un altro? Ma chi è stato? Il prigioniero? Forse si nasconde lì dietro? È fantastico. Ok, diavoletti, adesso mancano? Solo 2 barattoli. Soltanto due barattoli. 2 barattoli, diavoletti. Ci riusciremo. Eccezionale, Vinci, hai fatto cadere un altro barattolo. Ok, adesso manca l'ultimo e vinceremo questo gioco. Fallo cadere. Ok, facciamo cadere l'ultimo barattolo. No! Perché? Vinci? Manca l'ultima. L'ultimo tentativo. E dobbiamo far cadere l'ultimo barattolo. Chi ci prova? Okay. Vai. Vinci, vai. 3, lì, vai. 2, 1. Ma dove hai lanciato la palla? Proprio come il prigioniero. Abbiamo perso proprio come il prigioniero, ma non dimentichiamoci che noi non siamo qui per giocare ad un gioco o andare su una giostra. Noi siamo qui per cercare il prigioniero evaso. Adesso stiamo calpestando proprio la terra che ha calpestato il prigioniero. È terribile. Sì. L'ultima volta che hanno visto il prigioniero è stata proprio qui. Ok, ma adesso chiediamo un'altra cosa. Vieni. Cosa dobbiamo chiedere? Basta infastidirlo. Ok, scusami, l'ultima domanda. Quando il prigioniero ha finito questo gioco e ha perso perché ha fatto cadere soltanto 5 barattoli, dove si è diretto? Di là.
È andato di là? Diavoletti, quindi adesso per trovare il prigioniero dobbiamo seguire quella strada. Ok, andiamo, corri. Grazie. Ok, Vinci, hai sentito? Quel signore ha detto proprio che il prigioniero è andato di qua. Nessuna traccia del prigioniero. Ma che cos'è questo? Vinci, questo è un peluche a forma di caramella. Ma questo peluche è molto strano. Perché si trovava proprio qui, a terra? Non lo so, forse qualcuno lo avrà perso. E chi l'avrà perso? Forse il prigioniero? Aspetta, fammi sentire l'odore. Stai sentendo l'odore? Percepisci qualcosa? Ok, diavoletti, abbiamo trovato un peluche a forma di caramella proprio qui a terra. Ed è una cosa molto... Ehi, eccovi! Oh. Ehi, poliziotto, cosa vuoi? Avete fatto prendere uno spavento? Questo è il peluche del prigioniero. Questo è il peluche del prigioniero? L'ultima volta è stato proprio dove state voi. L'ultima volta è stato qui? È stato qui. Ma è sparito! Poliziotto? Dove sei, Vinci? Vinci, il poliziotto è di nuovo sparito. Fa sempre questo. Ci dice una cosa e poi va via. Ma ti rendi conto? Questo è molto importante. Questo è il peluche proprio del prigioniero ed era caduto proprio qui a terra. Aspetta. Questo è un peluche, non è così? Eh sì. E qui c'è una macchinetta pesca peluche. Il peluche si trovava proprio qui. Dove escono i peluche quando si vince a questa macchinetta? Quindi questo vuol dire che... il prigioniero ha giocato con questa macchinetta pesca peluche. Quindi adesso ci giocheremo anche noi. Ok, diavoletti, visto che abbiamo trovato il peluche del prigioniero evaso proprio qui, adesso giocheremo a questa macchinetta. Così magari all'improvviso il prigioniero può venire qui, può passare. Che ne possiamo sapere? Esatto. Questo peluche è davvero molto strano. Era il peluche del prigioniero, ti rendi conto? Ok, giochiamo per perdere tempo. Così magari il prigioniero passa per questa strada. Esatto. Diavoletti, avvisateci se vedete il prigioniero, eh? È proprio fatto così. Ok, giochiamo, Vinci. Cerchiamo di prendere un peluche in questa macchinetta, un peluche gigante. Allora, Vinci, quale prendo? Ci sono tantissimi peluche. Guarda, lì c'è un gattino e lì c'è un coniglio gigante. Ok, quale prendo? Questo coniglio. Questo qui che si trova qui. Dai, alzati, coniglio. Vinci, non l'ho neanche toccato, ti rendi conto? Neanche sfiorato. Ok, riproviamoci. Allora, Vinci, prendiamo questo cane. Lo vedi questo cane? Ok, prendiamo questo cane, dai. Cane, vieni qui. Ma... oh no. Ho toccato l'orecchio del cane, ma nulla. Diavoletti, voglio riprovarci. Ok, Vinci. Quale prendiamo? Forse ci riesco a prendere quel coniglio? Proviamo a prendere quel coniglio. Mancano proprio pochi secondi. Ok, Vinci, prendiamo il coniglio. Vado. Dai, diavoletti, ho vinto. Ho toccato la sua faccia. No. Ho toccato la sua faccia, ma non ci siamo riusciti. No. Ok, Vinci, non abbiamo vinto neanche un mega peluche in questa macchinetta. Ma non è questo il problema, ok? Non abbiamo vinto un peluche, questo è un vero problema. Ma da questa parte non è neanche passato il prigioniero neanche una volta. Infatti, il prigioniero non è passato, guarda. No. Non è proprio passato. Il prigioniero non è passato. Oh no. E noi siamo stati qui a giocare per nulla. Vinci, non siamo venuti qui per giocare, ma per cercare il prigioniero. Esatto. Allora il prigioniero potrebbe essere nascosto in queste giostre, vieni. Allora, il prigioniero è su questa moto? No, nessuna traccia, né sopra né sotto. Ok, Vinci, il prigioniero è nascosto in questa macchina? Eh sì, controlliamo proprio qui. No, Vinci, nessuno è alla guida di questa macchina. No, neanche in questa Vinci, macchina. Qui c'è un treno? Non è che il prigioniero è nascosto nel treno? Secondo me è nascosto proprio in questo treno. Preso! No, Vinci, nessuno è nascosto nel treno. Solo un piccolo insetto. Prigioniero, dove sei? Volevamo aiutare solo la polizia. E non aiutiamo affatto la polizia così, perché stiamo solo giocando. Stiamo facendo di tutto, ma non stiamo cercando lo sconosciuto. Ok, missione fallita, ritorniamo subito a casa. Cos'è questo avviso? Attenzione! Il prigioniero è stato avvistato l'ultima volta vicino alla macchinetta pesca pupazzi verde. Il prigioniero è stato avvistato l'ultima volta
Vicino quella macchinetta pesca pupazzi verde. Quella al centro? Sì, Vinci, ma noi non l'abbiamo visto. Forse ci è passato davanti agli occhi e noi non l'abbiamo visto. Siamo proprio imbranati, siamo imbranati. Non c'è nessuno dietro la macchinetta. Ok, Vinci, ma se il prigioniero l'ultima volta è stato visto proprio qui, e noi non l'abbiamo visto perché siamo un po' imbranati e parliamo fra di noi e litighiamo e... E giochiamo? Infatti... adesso secondo me dobbiamo giocare un po' a questa macchinetta perché può apparire da un momento all'altro. Ok, Vinci. Giochiamo un po'. Allora, voglio prendere un peluche, ma non ci distraiamo, Vinci. Vedi sempre dietro di me. Ok. Oh no, non è lo sconosciuto. No, Vinci, mi hai fatto prendere uno spavento. Ok, Vinci, prendiamo. Quello, Cenerentola. Prendo Cenerentola. Ok. Dai, Cenerentola, vieni. Cosa? No. Ho toccato i suoi capelli, ma non l'ho preso. Un altro tentativo, vuoi fare tu? Ok, mancano 38 secondi e devo muovermi. Vai, Vinci, vai, questa volta devi prendere un peluche, dai. Vai, stai toccando i capelli. Che c'è, Vinci? Dietro di te, l'ho sconosciuto. Vinci, ma quello non è il prigioniero. No. Guarda, non è il prigioniero. Ok, Vinci, il prigioniero non è qui perché noi stiamo giocando da un po' di tempo e non è passato il prigioniero qui. Non è passato nessuno qui. Ok, Vinci, adesso ci manca l'ultimo posto dove controllare. Sai dove? Dove? In tutte le giostre di questo parco giochi. Non abbiamo controllato neanche in una giostra. Andiamo a controllare fra le montagne russe. Ci sai dire dove è questo prigioniero? L'hai visto? Guarda, l'ho visto passare di là. Da quella parte? Ok, ciao, grazie, Vinci. Ha visto? Quel signore ha visto proprio il prigioniero. È andato di là. Vinci, questa è la prima giostra di questa strada. Vedi il prigioniero su questa giostra? È una barca. Vinci, quella è una giostra? Ah, ma c'è solo un signore. E non è il prigioniero. No. Ok, diavoletti, non c'è nessun altro in quella giostra, quindi il prigioniero non è lì. Lì c'è un'altra giostra. Vinci, queste sono le macchine che si scontrano, Vinci, vedi il prigioniero in qualche macchina? No, lì c'è solo il comandante, ma non è il prigioniero, non c'è nessuna traccia del prigioniero. Controllate bene, diavoletti, eh? No, non c'è, Anton, non c'è. No, il prigioniero non è neanche in queste macchine. Dove si troverà? Dove si troverà il prigioniero evaso? Diavoletti, qui c'è una giostra. Ma no, non c'è nessuno. 1, 2, 3, 4, 5. 5 posti ma non c'è nessuno. Oh, Vinci, lì c'è una casa. Una casa horror. E lo sconosciuto nessuna traccia. Ok, diavoletti. Questo mostro mi sta guardando, Vinci. No, non è lo sconosciuto. È una strega. Allontaniamoci. Guarda le mani, aiuto. Prigioniero, dove sei? Prigioniero. Oh no. Prigioniero. Cosa? Vinci? Ma vedi anche tu qualcuno di strano lì sopra? Oh, su quella ruota panoramica c'è qualcuno di strano? Che ci sta salutando? Diavoletti, allora guardate bene. Il prigioniero su questa foto è proprio questo qui. Quella ruota panoramica. In quella ruota panoramica c'è proprio il prigioniero. Diavoletti, dobbiamo avvisare i poliziotti. Dobbiamo avvisare la polizia. Adesso il prigioniero è proprio su quella ruota panoramica. Perché ci continua a salutare? Ok, diavoletti, ok. Andiamo subito dalla polizia. Dobbiamo subito avvisare la polizia, subitissimo, quindi senza esitare andiamo. Adesso andiamo ad avvisare la polizia. Ok. Così appena il prigioniero scenderà da quella ruota panoramica, la polizia subito lo rimetterà in prigione. Ok. Poliziotto, ecco! Allora, scusami che ti abbiamo spaventato, ma abbiamo visto il prigioniero. È proprio sulla ruota panoramica. Avete visto il prigioniero? Andiamo! Andiamo!